È stato difficile i primi 2 anni. Ma è stato difficile, sì. Tu perché hai deciso di occuparti di loro? Quando ho incontrato i primi ragazzini amputati, che non sono qui adesso, il campo profughi di Water, e la prima gente amputata, ho visto che proprio venivano da me a frotte cercando un appoggio, una sicurezza, qualcuno di cui si potessero fidare per il futuro. E quando ho visto che c'erano soprattutto dei ragazzini piccoli, 6 anni, 4 anni, 7 anni, 10 anni, senza mani, senza gambe, ho già trovato il mio lavoro in Sierra Leone e mi sono messo a seguirli, a fare qualcosa per loro e le loro famiglie. I bambini di tutte, insomma, dai frutti si stanno vedendo, grazie a loro. Stanno vedendo che 10 di loro sono all'università e fanno anche molto bene. Quindi sono quasi convinto che avranno un futuro. Alcuni fanno l'experience job nelle banche, in alcune banche ho trovato dei direttori che mi permettono, questi ragazzini amputati vanno da dentro, fanno dei piccoli lavori, fanno quel che riescono a fare e intanto si intratti, insomma, cercano di infradichirsi, insomma, in quello che sarà un loro lavoro un domani.